Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come punto una situazione distruttiva quella in cui si è ritrovata Orietta Berti, messa in dubbio la carriera, sarebbe finita. Interviene proprio Orietta Berti, icona della musica italiana, ha attraversato una carriera lunga e ricca di successi, diventando una presenza imprescindibile nel panorama televisivo e musicale. Nata il 1 giugno 1945 a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, Orietta ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica fin da giovane, ma il percorso verso il successo non è stato privo di sfide. La sua carriera musicale ha preso il via negli anni 60, quando Orietta ha iniziato a esibirsi in vari locali e a partecipare a festival canori. Il suo talento vocale e la sua presenza carismatica sul palco non sono passati inosservati, e nel 1965 ha ottenuto un grande successo con la canzone Tu sei quello, che le ha regalato il primo disco d'oro. Negli anni successivi, Orietta Berti ha consolidato la sua fama con una serie di successi tra cui Finché la barca va e Io, Tu e le rose. Il suo stile unico, che mescola la tradizione popolare con influenze più moderne, ha conquistato il cuore del pubblico italiano. La sua incursione in televisione è iniziata con un ruolo di primo piano come ospite fissa nel programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa. La sua simpatia e il suo carisma hanno reso Orietta una presenza amata dal pubblico televisivo, aprendo la strada a ulteriori opportunità sul piccolo schermo. Il dolore di Orietta Berti? Carriera finita? Il suo passaggio da Rai a Mediaset ha suscitato molte discussioni e ha rappresentato una svolta significativa nella sua carriera. Orietta Berti è stata protagonista in veste di opinionista al Grande Fratello, un ruolo che ha condiviso con Sonia Bruganelli l'anno scorso. Un percorso a dir poco roseo per la donna che però nasconde non poche problematiche. D'altronde per chi è sulla cresta dell'onda da 60 anni qualche battuta d'arresto è plausibile, l'importante è sapersi rialzare. Non era certa, la Berti, di farcela davvero e sembrava sul punto di mollare tutto. Qualcuno è giunto in suo soccorso. Il momento più difficile è arrivato quando Orietta si è trovata in una situazione davvero distruttiva. La sua carriera sembrava essere giunta al capolinea, e la cantante ha vissuto momenti di profonda sofferenza. La paura di riuscire e l'angoscia di abbandonare la sua passione l'hanno segnata profondamente. Ovviamente, le difficoltà si sono concentrate agli inizi del percorso televisivo e nella musica per Orietta Berti, poiché poi tutto è stato in ascesa. In un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, la cantante ha rivelato di essere stata estremamente timida all'inizio della sua carriera, pensando di non farcela e quasi rinunciando. Nessuno credeva in lei all'epoca, tranne una persona speciale, suo padre. L'uomo ha sostenuto e spronato Orietta, supportando sempre in quello che faceva e aprendo la strada a una carriera che oggi è celebrata in tutto il paese. La storia di Orietta Berti è un esempio di come la determinazione e il sostegno possono trasformare le sfide in opportunità, e la sua voce continua a risuonare nel cuore del pubblico, dimostrando che, anche nei momenti più difficili, è possibile trovare la forza per brillare.